Michela 5, una bella sorpresa questa festa di compleanno. Bellissima, come sempre. Voglio ringraziare a Paola che organizza tutto, perché era veramente in gamba. E tutti gli amici che sono intervenuti e tutto lo staff di Casalauro e in particolare la tamburra qua. Vediamo, secondo me sono tra i migliori della campagna. Michele, è un compleanno per te della tua data di nascita, ma anche un compleanno per così tanto news. Vero che è un po' il tuo figlio di casa, o meglio il tuo figlio web. Il mio figlio web, sì, sicuramente. Così tanto news, 13 anni, quindi effettivamente è così, guarda. E abbiamo già i nostri figli che stanno, ecco qua, Equa News, Viviana, Il Futuro, la bravissima Viviana, la punta di diamante che sta crescendo. Grazie a Viviana che comunque sta con noi. Ecco, i giovani stamattina ho avuto pure una bella notizia da Sorrento, che degli americani faranno un stage compositato da Sorrento Lingua. Hanno chiesto, parleranno e scriveranno solo in inglese, non so come riuscirò a gestirle, però c'è Frank qua. Dove sta Frank? Frank che mi segue, la sezione inglese americana. Frank è scritto 10 anni, più di 10 anni fa, solo in inglese. E ora Frank mi darà una mano con questi giornalisti americani che forse, spero, almeno per una volta. Sempre più come fai a cambiare? È incredibile. Prendi, ci ha dato un grande apporto, a parte che con i suoi articoli è rivolto a un pubblico internazionale, l'inglese, ma Frank ha comunque una grande spiritualità, è una persona che con i suoi corsi di miracoli dà una dimensione più profonda alla vita, non si ferma diciamo a ciò che appare concreto, e serve anche a volte a farci affrontare momenti più difficili, perché esiste una dimensione diversa. È lui che è riuscito a fare questo, veramente, da New York, grande mondo della finanza, a vivere una dimensione fra natura, perché è anche una bravissima guida escursionistica, fa percorsi spirituali sia nella montagna che nel... Grazie. No, un grande insegnamento di vita. È vero. Grazie che sei venuto. Questa zona, grazie Frank, grazie Michele. La festa di Michele 5 è per te un affetto particolare, perché la tua carriera di giornalista è iniziata proprio con questo. No, la mia carriera di giornalista è iniziata, lo devo dire ragazzi, purtroppo con Lorenzo Guida, assista nessuno. E il ritorno al giornalismo grazie a Paola, l'esposito. Voi siete stati prima colleghi come agenti immobiliari, no, poi lei ti ha dato colleghi, non è così, facciamo lo scoop. Come è iniziata la tua nuova che vita? Noi a Piazza Laura eravamo tutti innamorati di Paola, l'esposito non è fidanzata con Francesco, se ricordo bene, no, Alessandro. Mi ricordo. Tagliamo questa parte. Lei è sempre eternamente fidanzata, noi eravamo tutti innamorati di Paola, sì. Negli anni 90. Carlo, e poi come è iniziato a fare il giornalista? Ma io già facevo il giornalista, con il Roma. È come se nella tua vita ci fossero stati due tempi. C'è tempo, come dice Ivano Pessati. E poi adesso tutto una cosa. Guardo in camera, ragazzi, lo faccio in serio. Guardo in camera, faccio il buon giornalista, perché Carlo è stato uno dei miei amici che mi ha spinto a insistere. Ovviamente noi siamo fratelli di fatto da sempre, faremo delle belle cose insieme prossimamente. Invitiamo anche tutti gli amici di Positano News, telespettatori, quelli che seguono il portale, quelli che vogliono crescere, vogliono
interessarsi anche alle nuove iniziative di Positano News. Ecco, un augurio a Michele Cinque, visto che allora, no, vabbè, cioè, sarei arrivato dopo. Allora, Michele Cinque, io l'ho conosciuto a Metropolis, io facevo lo sport e Michele faceva la cronaca insieme a Enzo Iurillo, insieme a Peppe Caudio, a Fede Schettino, tanti amici di Metropolis, e quindi Metropolis negli anni 85, ragazzi, che è nato il giornale. E negli anni 90 abbiamo, io facevo solo il calcio, lo sport e gli spettacoli. Abbiamo Mena Musella, un saluto per Michele Cinque. Un augurio a Michele. Auguroni, dove sta Michele? L'attrice Mena Musella. Marchi. Senti, l'ultima domanda. Non lo scoop. Che cosa invidia Michele Cinque? Che parla cosa? Chiudiamo così. La politica, ma soprattutto un amico qui per Michele Cinque, vero? Sì, io credo che Michele è un carissimo amico. E bene, un pensiero su questa tua lunga amicizia con Michele? Ma Michele sta sempre da un'amicizia così corretta. È vero che avete una comune passione molto importante, il calcio? Sono stato il presidente di una squadra per 20 anni. Allora, il grande presidente Castellano è lo scopritore di Mirante, dico bene? E di Immobile anche. Non sono i nomi più famosi, meglio della dirigenza dell'Inter, visto che lui c'ha una simpatia, se ricordo bene, meglio della dirigenza dell'Inter. Quindi hai fatto il modesto, sei una grande. Vabbè, ma tanti ragazzi sono stati a Sorrento, cioè, non vorrei prendere il microfono, Carlo, tu lo sai, non per, qui si sta sempre in prima linea, no, assolutamente, voglio stare dietro di qui, no. Però il calcio a Sorrento si è fatto in maniera pulita, si è fatto la scuola calcio, si è fatto calcio a livello dilettante, a livello di professionisti. E Positano News ha avuto sempre un occhio di riguardo per lo sport. Scrivono io, Positano News, perdonate ragazzi. Grazie. Ogni tanto ho preso anche le cazziate dal presidente, perché scrivo anche per Metropolis. Io ho fatto calcio perché io ho amato togliere i ragazzi dalla scuola. Bravo. Questa è stata la mia politica per 20 anni, avevo creato un bel settore giovanile e rinnovato e conosciuto in tutti i modi. Allora, io voglio chiudere così, se mi permetti, Carlo. Io grazie al Sorrento Calcio del presidente Vinaccia Castellano. Vinaccia la di quella parte se sto male, tra virgolette, perché dobbiamo dire che senza uno sponsor, senza un'azienda solida e importante nel settore edile, probabilmente tanti campioni non c'erano. Però voglio ricordare due nomi che non ci sono più: Lombardi e Gaetano Musella. Gaetano Musella ha giocato anche nel Napoli. Lombardi, adesso non ricordo il nome, che sono morti, non ci sono più. Lombardi per la SLA, non so se ti ricordi, lui ha giocato nella Lazio di Avellino, e Gaetano Musella, tragicamente non lo sappiamo. Musella è stato un mio allenatore. È stato un tuo allenatore. Lombardi, una grande partita mitica, il Sorrento vinse 3-1 e una mia intervista Lombardi disse che il Sorrento volava, quindi voglio chiudere così. Grazie. Il Sorrento di Torino Castellano volava. E di questo ricordo. Grazie Carlo, grazie. Scusate l'intrusione. Grazie. Scusami, ma.
Uno,
Thank you.